Sua Eccellenza il Prefetto e tutte le autorità civili, militari, religiose, tutti i cittadini che sono oggi presenti in questa importante sala. E nel mio saluto mi limiterò a due brevissime considerazioni, una di carattere più generale e una di carattere un po' più particolare. Di carattere generale, mi veniva in mente, entrando in questa sala, come noi spesso da questa provincia abbiamo una visione un po', se vogliamo, un po' distorta della nostra realtà. A volte cediamo nel vittimismo, ci sentiamo un po' lontani dal cuore del paese o dal cuore della regione. Altre volte invece abbiamo un po' troppo presunzione, magari crediamo di essere al centro del mondo. Allora qual è la verità? La verità ce la dicono, secondo me, i fatti, ce la dice la storia, ce la dicono i numeri. I numeri ci dicono che in una terra piccola, perché oggettivamente questa provincia, io ovviamente spazio al di là del discorso meramente cittadino, Imperia è il capoluogo di questa provincia, non è una città, diciamo, come le altre, perché è comunque la sede del capoluogo, quindi è più importante. Delle altre rappresenta anche un po' di territorio provinciale. Dicevo, in questa terra, ancorché piccola e scarsamente popolata, è importante rilevare come nel corso degli anni, nel corso dei secoli, abbia saputo generare dei figli importanti del nostro paese. E insomma, questo affresco che abbiamo qua sopra le nostre teste credo che sia la conferma più importante. Tra i tanti, e ne cito due, cito San Leonardo, a cui ho dedicato questo premio, e Andrea Doria, del quale ricorrono in questi giorni, 550 anni alla nascita. Andrea Doria è sicuramente il ligure più importante, più famoso dopo Cristoforo Colombo. Poi tanti altri che ben conoscete, che avremo modo anche in altri appuntamenti, in questa e in altre sedi, di ricordare. Ecco, quindi questa è una terra che in realtà ha saputo generare nel corso dei secoli dei figli illustri in tutti i campi. Ecco, allora cosa c'entra il premio Palazzo? C'entra il premio San Leonardo, giustamente mi corregge l'assessore, il Circolo Palazzo che lo ha voluto 30 anni fa ed è diventato poi il premio San Leonardo organizzato in collaborazione con l'amministrazione comunale. C'entra perché secondo me questo premio più di ogni altro ha la capacità negli ultimi 30 anni di ricordare, di ricordarci che ci sono ancora dei figli illustri in questa città, in tanti settori, in questa città e non solo, perché come Presidente della Provincia, andandomi a leggere la storia, diciamo, dei premiati di questo premio, vediamo che sono, diciamo, espressione della città di Imperia, ma anche del territorio, spesso sono figli di qualche altro comune del nostro territorio, ma sono imperiesi in senso lato. Ecco, questo premio, l'importanza di questo premio deriva anche dal fatto di aver saputo capire e valorizzare delle figure importanti in questi 30 anni, alcune a volte anche meno note a noi stessi, dandoci anche la possibilità di gratificarli e di omaggiarli di un premio, di un riconoscimento quanto mai dovuto. Ecco, credo che questa sia la realtà più importante del premio San Leonardo. È un complimento, e questa la concludo il mio breve intervento, un complimento di cuore a chi lo ha saputo organizzare e tenerlo così alto ed elevato profilo per tutti questi anni, perché ai giorni nostri organizzare un premio così importante forse può essere facile per un anno o due, ma poi diventa difficile. Ecco, dargli la continuità nel tempo e mantenerlo a questo altissimo, elevatissimo livello vuol dire che c'è una serietà, c'è una capacità organizzativa, c'è una costanza, una tenacia, anche queste caratteristiche tipiche della nostra terra. Quindi un complimento al Circolo Palazzo e un complimento, mi si permette, all'amministrazione comunale per aver concesso questa sala, che credo che per i 30 anni di questo premio sia il luogo più idoneo e solenne possibile nel nostro territorio. 100 anni